E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2017, uscita nel 2018. Per la linea SH Figures dedicata al film Justice League abbiamo tra noi Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot. Eccola qui nella sua confezione. Devo dire, niente male questo effetto che hanno dato sullo sfondo. La cosa che invece non mi piace per nulla è questa immagine della figure. In realtà non tanto per il viso, che comunque un po' somiglia, ma non quanto quello originale della figure che vedremo tra poco, quanto per la carnagione eccessivamente scura. Non si sa perché abbiano utilizzato questa foto, sinceramente è abbastanza brutta da vedere. Comunque qui sul lato abbiamo il nome Wonder Woman, il logo Justice League, sull'altro lato abbiamo un'immagine della nostra figure, questa qui è con il viso regolare, diciamo, che però ancora una volta visto nell'immagine secondo me non rende quanto quello della figure che vedremo tra poco. E qui sul retro vediamo un po' di pose, anche gli accessori in questa parte, invece sull'altra parte più grande vediamo un sacco di scritte giapponesi. Qui sulla parte superiore il logo di Wonder Woman, sulla parte inferiore di nuovo la scritta. Detto questo, ringrazio tantissimo il mitico Vittorio che ha permesso questa recensione, veramente grazie di cuore, e vi ricordo che se foste interessati anche voi all'acquisto di questa figure potete farlo direttamente nel mio sito Aras e il mio shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Acquistandola da me naturalmente mi aiutereste tantissimo. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Oh, ed ecco qui la nostra Wonder Woman fuori dalla confezione e mamma mia ragazzi, che figa che figata, volevo dire. Allora, andiamo a vedere subito gli accessori. Cominciamo con il lazzo, eccolo qui, immancabile, il lazzo della verità di Wonder Woman, fatto in questo painting dorato, naturalmente in plastica morbida. Qui c'è questa parte arrotolata che andrà in mano e questa parte invece che vedete fa questa spirale che andrà, diciamo, a colpire il malcapitato. Inoltre abbiamo anche una versione del lazzo, vedete, riposto in questo modo, che si potrà attaccare alla cintura lì di fianco, vedete c'è un gancio. Per il resto abbiamo due mani intercambiabili a palmo aperto, eccole qui, comunque ben realizzate, hanno rispettato praticamente alla perfezione lo sculpt di un tipo di mano femminile molto snella e allungata. E qui abbiamo, vedete, le fasce al palmo, anche queste comunque ben fatte con il painting marrone. Per il resto abbiamo anche queste due mani, vedete, con la presa per impugnare naturalmente spada e scudo. Inoltre abbiamo anche un viso intercambiabile, eccolo qui, e già possiamo vedere ragazzi che secondo me la somiglianza con Gal Gadot, anche se c'è questa espressione abbastanza particolare, è impressionante, soprattutto per una figure così piccola. Questa stampa 3D che la Bandai sta utilizzando per fare i volti, secondo me questa volta ha colpito proprio nel centro, così come fece con Harley Quinn, e che vedremo anche in questa recensione per un piccolo paragone. Vediamo comunque già il dettaglio della tiara che ha in testa. Ripeto, secondo me la somiglianza è a dir poco impressionante. Allora, vediamo anche gli altri accessori immancabili, ovvero lo scudo, eccolo qui, molto molto ben fatto, con questo effetto veramente figo qui sulla parte marrone, e poi anche questo painting dorato, anche questo veramente ben fatto. E guardate qui quanto è figo anche all'interno, con queste due cinte, il painting dorato lì e anche quest'altra parte dorata. E inoltre naturalmente abbiamo anche l'immancabile spada, anche questa molto molto ben fatta, guardate qui tutti i dettagli sulla lama, è veramente una figata. Questo painting dorato è precisissimo, così come anche questo painting azzurro metallizzato, veramente un piccolo capolavoro questa spada. E ora finalmente andiamo a vedere la nostra Wonder Woman più nel dettaglio. Ecco qui il viso di base, ragazzi, per me la somiglianza c'è tutta, ancora di più vista in questa posizione, secondo me somiglia ancora di più, e non è affatto facile cogliere la somiglianza col viso di Gal Gadot, che è molto molto particolare, ma qui ragazzi secondo me hanno fatto un lavorone. Guardate qua, cioè è impressionante, e dal vivo vi posso assicurare che è ancora meglio. Comunque andiamo a soffermarci un attimo sui capelli, notiamo che c'è questa piccola differenza di colore tra la parte superiore e la parte inferiore, sembra quasi come una tinta quella che si fanno le donne che va a schiarire verso la parte inferiore, non so se sia voluto o meno, ma credo di sì, non credo che Bandai faccia degli errori così grossolani. Vediamo comunque questa ciocca molto ampia sulla spalla, che purtroppo vi anticipo già limiterà l'articolazione alla testa, e vediamo anche le ciocche sul retro, sono
fatte molto molto bene. Comunque il colore non è piatto, ci sono varie sfumature di colore di marrone. Per il resto vediamo i dettagli del corpetto. Per iniziare, veramente ben fatto con questo rosso metallizzato. Qui c'è il dorato dell'aquila, vediamo che ci sono queste cinte che sono, vedete, mobili. Vediamo anche il dettaglio di questo bracciale, praticamente con il simbolo di Wonder Woman. Vediamo anche naturalmente i parabracci, che sono fondamentali per la nostra Wonder Woman, fatti anche questi molto molto bene. E vediamo anche il gonnellino, che è a dir poco strepitoso. Qui c'è il logo di Wonder Woman praticamente, che fa da cintura. E poi vediamo anche questo painting metallizzato veramente strepitoso, così come anche tutto lo sculpt. Ecco qua. E attenzione ragazzi, perché Bandai non ci delude neanche questa volta. Ebbene sì, piegando le gambe in questo modo viene fuori il fantastico fondoschiena di Gal Gadot. Un attimo solo che faccio un applauso a Bandai. Comunque possiamo riprendere la recensione adesso. E allora vediamo che anche le gambe comunque sono fatte molto molto bene e mi ricordano abbastanza bene quelle di Gal Gadot. Qui vediamo le ginocchiere, da notare la differenza tra quella destra e quella sinistra, con questa qui che ha questo graffio, diciamo, scolpito tra l'altro. E vediamo anche i parastinchi, anche questi molto molto ben realizzati, con qualche graffietto qua e là per rendere un po' meno piatto il tutto. Naturalmente si tratta di una guerriera. E vediamo anche il painting dorato molto ben fatto. Qui vediamo ci sono le cinte che chiudono i parastinchi e anche le scarpe, anche queste veramente strepitose, realizzate molto molto bene. Ora andiamo a vedere le articolazioni di questa figure. Vediamo che la testa può andare verso l'alto fino a qui. Questa parte è fatta molto bene perché appunto la parte dei capelli di sotto, vedete, è fissa, ma quella di sopra si muove per permettere alla testa di guardare verso l'alto. Può guardare anche verso il basso molto molto bene in questo modo. Può ruotare lateralmente da questa parte in questa maniera, quindi ce la fa. Invece dall'altra parte ragazzi è completamente bloccata. Io non voglio forzare nulla perché, ripeto, la figura non è mia, però questo ciuffo di capelli è rigidissimo, quindi io non trovo un modo per muovere la testa in quella direzione. Fatemi sapere se magari qualcuno di voi ha questa figura e ha trovato il modo di farlo. Per il resto c'è anche l'articolazione a sfera alla base del collo per un ulteriore movimento. Abbiamo l'apertura del braccio a 90 gradi, anzi qualcosa in più. C'è la rotazione naturalmente a 360 gradi senza alcun problema. E poi abbiamo anche la butterfly joint per permettere al braccio di muoversi in avanti in questo modo molto molto bene, e non è neanche troppo brutta da vedere alla fine. Naturalmente può andare anche un po' all'indietro. C'è la rotazione sulla parte superiore del braccio in questo modo, e poi abbiamo l'articolazione singola qui al gomito, che comunque ha un raggio veramente incredibile. Naturalmente non è il massimo da vedere, però ragazzi, che ci volete fare, non si poteva fare molto diversamente. Per quanto riguarda il polso, abbiamo il piegamento su cerniera e la rotazione in questo modo. Al busto abbiamo questa articolazione, permette il movimento in avanti fino a qui, movimento anche all'indietro devo dire ottimo, anche laterale in questo modo è un minimo di rotazione. Alla vita troviamo un'ulteriore sfera per un movimento in avanti e anche all'indietro della vita, e anche la rotazione in questo modo, nonché movimento laterale, quindi veramente niente male. Tra l'altro da notare che hanno tenuto qui a dare il painting rosa a questa parte. Per quanto riguarda invece le gambe, abbiamo il movimento in avanti senza alcun problema a 90 gradi. Rifaccio notare qui il fondoschiena che si va a creare, e tra l'altro è figo perché comunque non si crea nessun gap. Questa è veramente una cosa notevole, non è una scusa per vedere ancora una volta il fondoschiena, tranquilli. Comunque abbiamo l'apertura delle gambe anche in questo modo, devo dire niente male come raggio. E poi abbiamo anche la doppia articolazione qui al ginocchio, anche questa molto ben realizzata, con questo pleat dell'armatura che copre il tutto e con raggio a dir poco ottimo. Abbiamo anche il piegamento del piede in su in questo modo, piegamento in giù in questo modo. Questi sono un po' limitati per la forma strana della scarpa. E c'è comunque naturalmente anche la rotazione laterale della caviglia. C'è anche il piegamento alla punta del piede, ci hanno tenuto a includere anche quello. Quindi ragazzi, la figure è estremamente ben articolata, oltre ad avere dei dettagli a dir poco pazzeschi e una somiglianza incredibile. Andiamo a misurare l'altezza della nostra Wonder Woman, siamo praticamente sui 15 cm spaccati, ovvero 6 pollici. La paragoniamo con il Vegeta SH Figures, ecco qui come stanno insieme. La paragoniamo con il Batman SH Figures, e secondo me anche questi due stanno veramente insieme, anche se vengono da due universi purtroppo ormai separati, ma più o meno quella è l'altezza anche del Batman Justice League, quindi nessun problema. E la paragoniamo anche con Harley Quinn, che come vedete è un tantino più bassa, ed è proprio così che dovrebbe essere. E ragazzi, qui abbiamo due action figure incredibilmente ben fatte di due delle attrici, se non le attrici più belle che ci sono in giro in questo momento, almeno a mio modo
modestissimo parere. Bandai ha fatto centro per entrambe. Naturalmente immancabile anche il paragone con il mitico Monnezza Spider-Man, che essendo 7 pollici risulta un gigante. Bene ragazzi, la mia recensione finisce qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa figura di Wonder Woman, veramente uno spettacolo a mio parere. Lasciatemi un commento qui sotto, lasciate anche il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Vi ricordo che se foste interessati all'acquisto di questa figura la potete trovare direttamente nel mio sito Aras Review Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione. Acquistandola da me mi aiutereste veramente tantissimo. Ringrazio ancora di tutto cuore il mitico Vittorio per aver permesso questa recensione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Wonder Woman e collezionate sempre.